Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi, 14ª edizione della Festa di Roma e sono con Guido Lombardi, regista di Ladro di Giorni e uno degli interpreti, Augusto Zazzaro. Spero di averlo pronunciato bene. L'ho pronunciato bene, benissimo. Guido, questo film è tratto da un tuo romanzo, Il Ladro di Giorni, esattamente lo stesso titolo, che è uscito da pochi mesi. Quindi immagino che tu stessi lavorando già all'idea di portarlo sullo schermo, è stata contemporanea la... Sì, in realtà è nata prima l'idea di farne un film, ho scritto diversi anni fa questo soggetto cinematografico, poi poiché avevo in maniera inusuale utilizzato la prima persona di un bambino di 12 anni per raccontare la storia, è stato spontaneo da una parte trarne un romanzo e dall'altra parte sviluppare la sceneggiatura con Marco Gianfrida e Luca De Benedittis, i miei, diciamo, collaboratori storici. È la storia di un nuovo incontro tra un padre e un figlio, perché in realtà questo padre è scomparso dalla vita del ragazzo tanti anni prima, si ritrovano, fanno un pezzo di strada insieme, in qualche modo è un romanzo di formazione per entrambi. Sì, perché anche il figlio per il padre ha qualcosa da insegnare. E, mentre diciamo l'espediente è quello di un padre che scompare, in questo modo, ricomparendo dopo 7 anni, ho potuto concentrare in questo viaggio di 4-5 giorni quello che è forse un processo di conoscenza con il proprio genitore che avviene nell'arco di un'intera vita. E lo stesso accade per questo padre che in fondo non ha seguito il figlio nella crescita e quindi si ritrova di fronte un piccolo estraneo a cui però sente di voler bene. Augusto, la prima esperienza per te, Guido dice meraviglie, giustamente, perché infatti sei molto bravo, com'è stato questo arrivo sul set? Mi sono divertito un sacco, diciamo, con Riccardo che mi faceva da complice, Guido che mi spiegava bene, mi riusciva a far capire in maniera precisa quello che dovevo fare, e Marco Gianfreda che ogni mattina prima di andare sul set veniva nel mio camerino per leggere la scena del giorno insieme, e mi hanno aiutato molto ad alleggerire comunque l'ansia che c'era sul set, che comunque c'era, perché ero, a parte la prima esperienza, comunque ero davanti a un sacco di persone, davanti a un sacco di macchine da presa, ed ero appunto quel protagonista del momento, diciamo. Erano tutti... tutta l'attenzione cadeva su me e Riccardo, quindi però mi sono divertito molto. Beh, questa credo che sia la cosa migliore, no? Lavorare divertendosi per un ragazzino che arriva sul set la prima volta. Guido, un ritorno, questa è la tua cifra, no? Tu ami il cinema di genere. E quindi lo declini in maniera diversa, insomma, però anche questo è un film di genere. Sì, laddove però il genere, come anche nel mio primo film, La Ba, è utilizzato per raccontare, nel caso di La Ba, una condizione umana che era quella di un giovane immigrato africano. In questo caso è raccontare questa storia d'amore tra padre e figlio. Diciamo, mi servo del genere per raccontare altro, spero, emozioni. La storia criminale qui è antecedente, anche se ritorna, insomma, purtroppo nella vita di entrambi. Ecco, tu hai particolarmente una mano felice, lo ripeto, insomma, nello scavare, nelle pieghe sociali e raccontarle attraverso, non dico il crimine, ma comunque anche le sue pagine più cupe. Diciamo, sono sempre stato incuriosito da quella parte delle persone, diciamo, un po' più sfortunate, che vivono più difficoltà, e quindi forse in quelle circostanze si tira fuori
il meglio. Grazie Guido Lombardi, Il Ladro di Giorni, Festa del Cinema di Roma, e questo è Fred, Festival Insider.